massimo. Sicuramente è cambiato il modo di fare cultura, di comunicare la cultura, però io ho l'impressione che ci si focalizzi ultimamente un po' troppo sul modo e un po' poco sul contenuto, ovvero cos'è questa cultura che vogliamo portare o riportare ai giovani e che cos'è la cultura. Ora, evidentemente il termine evoca in tutti noi tante immagini, libri, biblioteche, teatri, concerti, cinema, però questi sono esempi, non sono una definizione. Se io vi chiedessi qual è il criterio per distinguere ciò che è cultura e ciò che non lo è, non credo che la risposta sarebbe così immediata. Ora, sembra un quesito, una domanda molto accademica, mica tanto, perché poi quando si tratta di decidere se dare un finanziamento a un certo film per il suo vero supposto valore culturale, piuttosto se decidere se abbia senso che il bonus cultura possa essere utilizzato, faccio un esempio a caso, per pagare il biglietto del concerto di Fedez, beh, allora vediamo che poi sapere cosa sia cultura e cosa non lo sia diventa una questione anche molto molto concreta. Nella scuola italiana sono almeno 30 anni che si dibatte tra un modello fondato sulle conoscenze, centrato sulle conoscenze, quindi lo studente come un vaso da riempire di nozioni, e un modello di stampo più anglosassone basato sulle competenze, quindi imparare a manipolare dati, a svolgere delle operazioni abbastanza semplici, tendenzialmente standardizzate, e sapere ripetere. Ora, se dopo 30 anni non ne siamo ancora venuti fuori, forse vuol dire che abbiamo sbagliato un attimino l'approccio, che c'è qualche cosa di più. Partiamo dal concreto. Chi è una persona di cultura? Chi è una persona colta? Una persona colta, secondo me, è una persona attenta, che non si lascia trascinare acriticamente dal flusso degli eventi, è una persona consapevole. Consapevole di cosa? Consapevole di sé, consapevole del mondo e consapevole dei rapporti, della trama di rapporti che intercorre tra sé e il mondo. Quindi questo ovviamente significa avere delle conoscenze, conoscere appunto la realtà, avere delle competenze, ma c'è un qualcosa di più. Cos'è? È quel principio unificante che ci permette di dare una struttura, un ordine, alla miriade di nozioni, di cose che impariamo nella vita, di esperienze che facciamo, e costruirci una visione del mondo. Dare un senso alle cose, che non siano frammenti sparsi, ma parte di una visione che ovviamente è aperta, è incompleta. Nessuno di noi avrà mai conoscenza di tutto lo scibile umano. Costantemente aperta a revisione, a rielaborazione, critica, ma tendenzialmente ordinata, tendenzialmente strutturata. È una sorta di sinestesia intellettuale che credo sia il senso e il valore più profondo della cultura. Cioè, capacità nel caos del mondo, nel caos della realtà, di trovare delle linee guida, di sceglierle in qualche maniera anche con una certa arbitrarietà, perché inevitabilmente seguire un percorso vuol dire scartarne infiniti altri, ma cercare di dare un senso, un orizzonte di senso a una realtà che di per sé è magmatica, è caotica, va molto al di là di quella che può essere la nostra comprensione. Quindi certo, la cultura come capacità di interpretare e di leggere il mondo, ma non dobbiamo dimenticare che la cultura è essenzialmente qualcosa di condiviso, di collettivo, di comunitario. E un oggetto culturale, qualunque sia, da un romanzo a un'opera di Mozart, nasce sempre come il frutto di una negoziazione tra la creatività del singolo e il retroterra culturale del contesto sociale, storico, culturale in cui è nato, in cui ha vissuto. Quindi la cultura sì, ci serve a interpretare il mondo, ma anche uno strumento formidabile per capire gli altri, per comunicare con gli altri, per cooperare con gli altri. In questo senso, quindi, la cultura più che individuale è una cultura collettiva, una cultura di un popolo, di una nazione, la cultura di una civiltà come può essere quella europea. E che cosa definisce i confini di una civiltà? Proprio la cultura. Una civiltà finisce, geograficamente o storicamente, laddove la visione del mondo che permea quella società, che struttura gli assetti profondi di quella società, sfuma fino a diventare qualcosa d'altro, fino a trasformarsi in qualcosa di diverso e tendenzialmente inconciliabile.
Perché ho voluto parlare di confini? Perché oggi non è più politicamente corretto dirlo, ma questo non lo rende meno vero. La cultura è qualcosa che unisce, ma anche qualcosa che divide. Oggi c'è questa moda di origine americana, questa moda molto woke, di puntare all'inclusività a qualunque costo. Dell'inclusività come una sorta di livello metaculturale in cui qualunque cultura specifica storica può essere inclusa a livello, in modalità paritetica e resa compatibile con qualunque altra, ma è una follia, cioè, è un'astrazione senza senso e lo stiamo vedendo, potete dare un'occhiata anche al dossier dove vado un pochettino più a fondo su questo tema. Proprio perché ogni cultura è centrata su una serie di valori, su una visione del mondo, può essere anche internamente varia e variegata, ma che comunque ha una pretesa di verità. Qualunque visione del mondo, qualunque cultura ha una pretesa di avere valore e di avere verità, inevitabilmente giocherà sempre sul binomio tra inclusione ed esclusione, determinerà sempre un'appartenenza e una, per chi ci sta dentro, perché si riconosce in quella visione del mondo, e una non appartenenza per chi sta fuori. Non appartenenza che ovviamente si può tradurre anche in relazioni di rigetto, comunque di rifiuto. Quindi la cultura è sempre una cultura di parte, non sul piano politico chiaramente, ma su un piano valoriale, certo. La cultura italiana, per come si è stratificata nel corso dei secoli, dei millenni, sicuramente ha ideali, valori, tradizioni, principi che sono diversi rispetto alla quelli della cultura, che ne so, pakistana, cinese, americana, australiana, ma non per questo ce ne dobbiamo vergognare, non per questo dobbiamo mettere le bermuda al David, perché sennò qualche turista si può scandalizzare, non per questo dobbiamo smettere di leggere Dante, perché sì, Dante effettivamente ha fatto delle considerazioni poco simpatiche su Maometto, anche perché i giovani, con tutti i limiti che possono avere, le critiche che si possono fare, però quando qualcuno gli fa una proposta forte, ci sono, guardate Friday for Future, guardate Ultima Generazione, io vedo dei giovani che di fronte a una proposta forte, che gli dà uno spazio del mondo, una missione storica, un qualcosa in cui identificarsi, hanno voglia di muoversi. Certo, per noi cosa gli stiamo proponendo? Una scuola in cui Dante va letto sottovoce perché appunto poi ha detto delle cose poco simpatiche, ammesso che ancora Dante lo si legga. Se parliamo del Medioevo è un costante mantra su quanto sono state sbagliate, cattive, le crociate, su questa grande colpa storica. Poi fa niente che nella stessa epoca i califati islamici facessero di tutto e di più in tutto il Mediterraneo, dalla Spagna a Cipro, però quello non si può dire perché sennò magari i turchi poverini potrebbero offendersi, allora no, per carità. Io penso che se vogliamo veramente coinvolgere i giovani sarebbe ora di riproporre una cultura forte, una visione ambiziosa e orgogliosa della nostra civiltà europea e della nostra storia italiana. Una storia che è iniziata quasi 3.000 anni fa in Grecia e che attraverso l'impero romano, attraverso il Medioevo, il Rinascimento, ci ha portati a primeggiare in tanti ambiti, ma anche a creare capolavori unici in tanti contesti, dall'architettura alla musica alla letteratura. E a me sembra, lo diceva, lo accennava bene Labini prima, non è possibile che la storia, il passato di questa nazione sia un buco nero. Quando si parla del passato dell'Italia, della storia d'Italia, si parla sempre del ventennio fascista, delle leggi razziali, va bene, cose brutte, criticabili, ma non è che non c'è stato nient'altro. Cioè, l'Italia è stata la culla del diritto, dell'arte, della scienza. Cioè, gli Stati Uniti, che hanno un patrimonio storico e hanno un passato molto meno ricco del nostro, però lo valorizzano, con tutte le contraddizioni di un paese che poi ha espresso la cancel culture, un paese in cui buttano giù i monumenti. Però c'è una parte importante della cultura, del mondo della cultura negli Stati Uniti, che è patriottica, che è sovranista, che valorizza qualunque piccolo monumento, anche l'ultima casupola in legno vecchia di 200 anni, che per loro è un tempo lontanissimo. E perché non prende esempio da loro?
Perché non insegnare ai nostri ragazzi a essere fieri di appartenere a una civiltà che ha una storia lunghissima, che ha fatto cose incredibili, che ha fatto anche gli errori, ha fatto anche cose terribili, come tutti gli altri, ma che però ha contribuito anche a plasmare il mondo che conosciamo, forse più di tantissime altre civiltà. E io non penso che ai giovani non interesserebbe una proposta di questo tipo. Una visione ampia, profonda di ciò che l'Italia e l'Europa sono state e di ciò che potrebbero stare. Noi cerchiamo di fornirgliela e poi saranno loro a decidere cosa farsene. Ecco, qui vorrei anticipare una piccola obiezione, perché tanto so che questa arriverebbe sicuramente, magari non in questa sede, ma però noi siamo una società multiculturale, multietnica, ma abbiamo tanti immigrati anche di seconda, terza generazione. Ma si offendono se noi andiamo a fargli leggere Dante? Si offendono se parliamo del Medioevo cristiano, delle cattedrali? Cioè, scusate, io ho dedicato qualche anno della mia vita a studiare la filosofia greca e la cultura antica Grecia. Cioè, quanto sangue greco ho? Probabilmente neanche una goccia. Cioè, la cultura non è solo una questione di sangue. Probabilmente, per quello che si sa, i miei antenati a quel tempo saranno stati goti, longobardi, insomma quella gente lì, mentre Socrate passeggiava sulla gora di Atene, stavano in qualche steppa eurasiatica a lottare con gli orsi. Io ho scelto di occuparmi della filosofia greca e non degli orsi, con tutto il rispetto, poi ecco, è sempre un tema che, come dicevi in questi giorni, è meglio non toccare. Però perché in qualche maniera ritengo, a livello di sintonia umana, di riconoscermi più nell'esperienza della filosofia greca, della scienza e della cultura occidentale rispetto che ad altre culture. Perché un ragazzo di seconda generazione, che sia nigeriano, pakistano, marocchino, non ci interessa, perché non potrebbe riconoscersi anche lui in quello che è l'orizzonte culturale dell'Italia e della civiltà occidentale, se glielo proponiamo in una maniera seria, approfondita, cioè se gli facciamo un'offerta culturalmente forte? La cultura non è solo sangue, anzi, principalmente non è quello, ma altro. Chiudo rapidamente, visto che vi ho proposto queste idee di cultura come la capacità di ordinare, di comprendere il mondo, di creare un orizzonte di senso, chiudo con un pensiero di Hans Blumenberg. Blumenberg diceva che noi non sappiamo dare una definizione precisa di cos'è il senso, però sappiamo tutti chiaramente che la mancanza di senso è una cosa molto molto brutta. E penso che lo stesso si possa dire per la cultura. Magari non saremo tutti esattamente d'accordo su cosa sia la cultura, ma penso che siamo tutti d'accordo, siamo tutti consapevoli che quando la cultura non c'è è un problema. E secondo me il migliore antidoto è tornare a elaborare una proposta forte, come dicevamo, senza timori e senza complessi riguardo alle radici della nostra civiltà. È un obiettivo ambizioso? Probabilmente sì. Ma per citare una frase che è scontatissima, banale, l'avrete sentita mille volte, ma a me è piaciuta, a volte bisogna puntare alto, bisogna mirare alla luna. Male che vada, avremo camminato tra le stelle. Grazie per l'attenzione.